E partiamo proprio con uno dei settori a maggior potenziale. Questa mattina un evento dedicato alla Space Economy, dove abbiamo le rappresentanti della Commissione Europea che ci presenteranno le opportunità sia dei programmi proprio per la validazione in volo, per la sperimentazione in volo delle componenti aerospaziali e anche tutti i programmi previsti da Horizon Europe in termini di Space Economy. Un momento di incontro, un momento di allineamento delle nostre imprese, in particolare delle nostre piccole e medie imprese, che devono essere sempre più protagoniste in Europa, e quindi in questo momento ci sono tantissime opportunità anche dedicate alle start-up, come ad esempio il programma europeo Cassini, e quindi insomma è bene prepararsi. All'interno del panorama nazionale la Campania si segnala come l'ecosistema riunito all'interno di un modello cooperativo che è il distretto aerospaziale della Campania, che è il più consolidato e più forte d'Italia. Questo ci consente da 11 anni oramai di condividere tra grandi imprese e piccole imprese, tra sistema industriale e sistema della ricerca, visioni, obiettivi di sviluppo tecnologico, e poi di condurre programmi che in questo momento ci tengono sotto i riflettori, sotto l'attenzione del mondo intero, sia per la parte aeronautica che per la parte spaziale. Noi saremo protagonisti a Paris Air Show. Quindi la Urban Air Mobility, il nostro velivolo che tra l'altro quest'anno con il sostegno della regione farà il primo volo sperimentale, e l'ipersonico, siamo uno dei pochi paesi al mondo, grazie alla Campania, che ha un progetto avanzato per un aereo ipersonico. Stiamo cambiando i materiali con cui facciamo gli aerei, stiamo cambiando i processi di produzione. Alla fine l'aereo da elemento di inquinamento diventerà uno degli elementi meno inquinanti nel settore dei trasporti, e dallo spazio arriveranno molte delle soluzioni per la tutela dell'ambiente e per il monitoraggio ambientale. Noi ci occupiamo di industria della difesa e spazio, in particolare nella mia unità io mi occupo di innovazione, ricerca, innovazione e imprenditoria. Cerchiamo di sostenere l'innovazione tecnologica in ambito aerospazio attraverso tutta una serie di programmi dell'Unione Europea, per esempio il programma Spazio, il nuovo programma Iride e il programma dell'Unione Europea di ricerca e innovazione Horizon. La DigiDefis fa tutta la programmazione delle attività che poi verranno inserite all'interno dei programmi di lavoro, proprio per facilitare e sostenere cluster locali come il cluster della Campania, dell'aerospazio, che è molto attivo e proprio con l'obiettivo di sostenerlo ancora di più, sempre in sinergia con i programmi nazionali e con gli altri programmi regionali, di fondi regionali e fondi strutturali. Quindi noi cerchiamo di sostenere ulteriormente e sono contenta di essere qui oggi, perché il mio intervento ha permesso di far capire e di presentare alla comunità quali possono essere ulteriori opportunità che provengono da programmi settoriali dello spazio e per l'aerospazio, e la possibilità di continuare a sostenere lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria della regione Campania e di altre regioni. Il CIRA offre un contributo a 360 gradi, in quanto svolge attività di ricerca sia di base sia di livello più elevato, ma collabora anche con le imprese per attività concrete di TRL, cioè di sviluppo tecnologico e applicativo industriale molto più elevato. L'Europa si sta impegnando molto in ambito spaziale soprattutto, e sta fornendo delle indicazioni chiare su quelli che sono gli investimenti del presente e del futuro. Ci sono molti programmi di sviluppo con la Regione Campania e con piccole e medie imprese campane. D'altronde il CIRA è anche parte del distretto aerospaziale campano. Ho presentato le opportunità di ricerca in ambito downstream per le aziende campane, che considerando che c'è un importante distretto aerospaziale qui in Campania, spero
che riceveremo parecchie applicazioni ai nostri bandi di ricerca, che soprattutto che siano molto innovativi e che abbiano delle importanti ricadute sul territorio in ambito sviluppo, nell'ambito di sviluppi di servizi e di applicazioni utilizzando i dati spaziali.